La mia malattia è un linfoma. Io tra l'altro ero di grado abbastanza avanzato, 36 cicli di chemioterapia, un doppio trapianto e un po' di interventi chirurgici mi hanno permesso di essere qui oggi. Ci sono molti risultati che riguardano gli studi fatti sugli individui, sulle persone esposte. È possibile che per l'esposizione a campi elettromagnetici alcune cellule si trasformino in cellule tumorali. A mio avviso il telefono cellulare non va usato. Quello che maggiormente colpisce una persona affetta da elettrosensibilità è il senso di smarrimento. Ci sono purtroppo elettrosensibili che vivono in mezzo alle foreste, piuttosto che il caso recente di due amiche francesi che vivono in una caverna. Purtroppo ci sono stati casi di elettrosensibili che sono venuti meno suicidandosi. Siamo considerati un effetto collaterale di una tecnologia. La letteratura finanziata da enti pubblici ha dimostrato l'esistenza di rischi reali, gravi, sia a breve che a lungo termine, contro una massa di letteratura sempre più ampia, con finanziamento da parte di chi è interessato ad avere un risultato tranquillizzante, cioè di non effetto pericoloso. Che cosa vuol dire che c'è un conflitto di interessi? Cioè un'accusa? Perché è stato pagato dai compagni di telefoni cellulari, hanno falsificato i dati, perché questo dovrebbe pensare. Cioè, a me questi discorsi mi sembrano molto logici. I decessi negli ultimi sei mesi sono stati a memoria 4 o 5, tutti per casi di tumore. Dagli anni 60 che si vive in via Sottocorno, solo che all'inizio non si moriva di tumore, si moriva per vecchiaia. Dovrebbero essere noi a seppellire i cavi, non più i cavi a seppellirsi noi.